Liguria ha questo grande vantaggio di avere delle varietà tradizionali che si riscontrano proprio esclusivamente nel territorio, il pigato, il rossese stesso, ecco, l'ormeasco, il vermentino certamente che è presente in un areale molto più vasto, ma in Liguria ha una sua connotazione specifica. Merita oggi attenzione anche i cosiddetti vitigni minori, ad esempio la bianchetta, il bosco, l'albarola, il moscato di Taggia nella riviera di Ponente, quindi una grande offerta di chicche veramente particolari. La Liguria è una regione che ha evidentemente grandi difficoltà a fare massa critica perché i volumi sono veramente piccoli, quindi difficoltà a portare i propri prodotti al di fuori del palcoscenico, diciamo, meramente nazionale. Ecco. Però oggi c'è una grande riscoperta da parte del consumatore dei vitigni tradizionali. Quindi il consumatore un pochino in tutti gli angoli del pianeta è stufo delle solite varietà, del solito Chardonnay, del solito Merlot, e la Liguria invece è in grado di esprimere delle varietà tendenzialmente molto originali. Diciamo che ha necessità di un pochino più di compattezza, di produttori che marcino un pochino di più uniti, ecco. Peraltro però le riviere sono state distanti per secoli, oggi però soprattutto le nuove generazioni sono molto coese, molto più coese rispetto al passato, quindi ha un messaggio corale molto più incisivo rispetto a quello che poteva essere anche semplicemente una decina d'anni fa. Dovesse dare un consiglio su un vino assolutamente da provare a chi viene qua in Liguria? Ma io sono affascinato comunque dal pigato, ecco, perché intanto è una varietà che si trova esclusivamente qua, esclusivamente in un areale specifico, che è quello della zona di Albenga e di una buona parte della riviera Ligure di Ponente, anche se il cuore batte per le Cinque Terre.